Amici di Formula Italian Team, bentornati e buonasera. È tempo di finali, è tempo di proclamare il vincitore del torneo, diciamo, post-natalizio. Insomma, sul Brooms si vede candidamente questa bella Befana, l'Epifania, che tutte le feste porta via, ma che non le porterà via prima di aver deciso chi è il vincitore di questo torneo. Rocket Flying Brooms. E ovviamente, come sempre, come è successo anche ieri, non potevo di certo essere da solo nel raccontare tutto quello che vedremo questa sera, a partire dal mio compagno in cabina di commento, Raffaele Lelli. Buonasera a tutti, buon divertimento e buona digestione delle feste e di ciò che si è mangiato durante le feste. Ecco, appunto, se avete mangiato tanto, stasera vi potete sedere davanti allo schermo, davanti alla vostra TV, cellulare, quello che vi pare, potete anche, insomma, mettervi comodi con un bel digestivo per riuscire, insomma, a tirare giù tutte le scorie di Natale, Capodanno, di tutto questo periodo natalizio. Per quanto riguarda invece la regia, abbiamo Alessandro Pierracatella. Buonasera a tutti. E ovviamente non poteva mancare con noi anche un inviato, perché insomma avremo bisogno di aiuto dagli altri campi, perché tra poco vi spiegheremo il programma. In contemporanea, collegato con la finale, diciamo, chiamiamola dal tabellone ultima chance, Ernesto Coppola. Ciao Luca, ciao a tutti e vediamo cosa succederà stasera. Quindi parlavamo di tabellone, poi andremo anche nello specifico con Raffaele per quanto riguarda quello che si è visto anche ieri, mentre salutiamo Lir Paolo, il grande Luigi Pilotino, la nostra grande scoperta di ieri, ma poi andremo più avanti a parlare anche di questo. Andiamo a guardare il tabellone spiegando quello che vedremo questa sera, perché partiamo subito con l'acceleratore davvero pigiato fino in fondo, perché contemporaneamente saremo collegati campo principale, quello del tabellone principale, con la finale A tra gli Air Force Gattone e i Fulcrum, che ieri sono stati, diciamo, la vera rivelazione del torneo, ed è una partita dall'altissimo contenuto tecnico, dall'altissima curiosità, davvero non vediamo l'ora di vederli in campo. Contemporaneamente, terzo round del torneo, ultima chance, con il match che vedrà opposti i Mai Dire Rocket, che si sono imposti col punteggio tondo di 3-0 nei confronti dei Turbo Sound Garage, con Long, grande protagonista, e Goleador, e i Fit Sharks, che ieri hanno impressionato portando fino a gara 5 gli Air Force Gattuan o Gattone, come sempre questo è il grande dilemma che ci affligge in questo torneo, che hanno portato appunto a gara 5 gli Air Force Gattone, che sono imposti per 3-2 con gli Sharks, che sono arrivati davvero ad un pelo da una vittoria che poteva essere davvero insperata e che avrebbe relegato gli Air Force Gattone al torneo Ultima Chance. Ed è questo uno dei due punti, insomma, della quale vogliamo parlare prima delle partite: la prestazione a sorpresa degli Sharks e di conseguenza quella che è stata appunto, diciamo, la grande sorpresa di ieri con i Fulcrum, e soprattutto una prestazione in campo superlativa da parte di Delta, che è stato probabilmente l'MVP della serata di ieri. Sì, assolutamente. Salvatore Aloy ha dimostrato un estremo potenziale, soprattutto una fantasia, un estro creativo nel riuscire a tirare da ogni angolo essenzialmente del campo. Ieri, poi ieri, in nottata, verso l'una, giocando con Mark, Ernesto, Andrea, insomma, si è fatta al solito nottata su Rocket League a chiacchierare, a divertirci un po'. Mark era soprattutto stupito da quanto fosse alto il suo potenziale, ecco. Aloy è un giocatore assolutamente da livello competitivo, per quanto se lo mettiamo a paragone con quello che abbiamo visto finora in questi due tornei, essenzialmente quest'anno, insomma,
fine 2020 ed inizio 2021 con Rocket League. Particolarmente sorpreso quindi dai Fulcrum, in particolar modo da Aloy, ma particolarmente interessante, almeno dal mio punto di vista, sarà anche la partita, il round 3, che ci sarà nella parte dell'albero del torneo Ultima Chance tra i Mighty Rocket e i Fit Sharks, perché hanno impressionato bene ieri, si sono comportati particolarmente bene con soprattutto Paolo tra i pali, però si sono saputi difendere i ragazzi degli Sharks e quindi se la giocheranno contro i Mighty Rocket, una partita non facile. E sarà interessante di seguire la radiocronaca anche di quell'evento. Io ne approfitto per questi momenti, in questo momento di attesa, per ringraziare anche chi Lorek Lopeschi, che ha rinnovato la sub, quindi grazie mille Lorenzo Tamori, vi ricordiamo che tra l'altro è l'Ilr sì, che ci ha donato, io leggo che praticamente ci ha donato 11-10, leggo dalla chat. Alla chat in questo momento non ce l'ho, nel feed attività, come detto, ringraziamo Lore che con il Prime soprattutto si può fare gratuitamente, Matti che si è followato quando eravamo offline e 6 minuti fa Leller che si ha followato, poi sto cercando di recuperare i bit credo abbia utilizzato. Sì, dovrebbero essere... Ah no, ha donato 10 euro. Sì. No, 10 euro, 1 euro 10 centesimi. Fanno 11 euro e 10 centesimi, grazie, grazie. Un bellissimo regalo per iniziare questo 2021, insomma, lo sappiamo che quello che facciamo noi, il materiale che offriamo su questo canale è sempre stato un materiale a titolo gratuito, nessuno di noi ha mai guadagnato nulla, quindi il sostegno di voi che ci seguite è davvero un sostegno importante che ci spinge a fare sempre meglio. Quindi grazie a voi che ci sostenete, che ci seguite e che insomma con il vostro partecipare ci date magari delle idee nuove per quello che verrà. Insomma, quando si crea la community e la discussione, insomma, è sempre bene. È sempre buono per noi per come punto per crescere. Grazie. E detto questo, vai. Soprattutto perché abbiamo un format particolare, insomma, stando nelle stream su Twitch, insomma, per quanto riguarda Twitch, ancora di più in precedenza con YouTube, diciamo, un pochino ci poteva stare, ma questo Twitch è abbastanza atipica, la trasmissione essenzialmente solo di campionati senza la creazione di altro. Sia per YouTube che per Twitch era il mezzo per far rivedere più che altro ai piloti e magari ai tifosi di quel determinato pilota la gara, quindi fa piacere che si sia creata, lo diciamo da tanto tempo, la community, l'incontrarsi nei raduni quando si potrà tornare a vedersi, quindi fa sicuramente tanto piacere, quindi ancora grazie. E parlavamo invece, l'avevamo letto prima in chat, di Luigi Pirotino in campo anche questa sera, ne parlavamo anche ieri, diciamo che per noi appunto è un figlio d'arte, non nello stesso sport, ma è un figlio d'arte, non nello stesso videogame. Però è la stessa play, quindi. Quello sì, diciamo la piattaforma è la stessa. Beh, non nello stesso sport per ora, poi sarà per anche ora. Un peso dover correre con il nickname Alex Pilotino Junior o Luigi Pilotino, affrontare la variante Capozzo con quel nickname sarà è un peso, ecco. Intanto vedo Paolo che dalla chat dice Aloy con la zavorra per contenerlo, e abbiamo anche delle prime dichiarazioni da parte di Alberto Poltran. Noi facciamo del nostro meglio, ma se ci arano, amen. Quindi diciamo, la sensazione è che in casa Air Force Gattone partano non sconfitti, ma forse consapevoli per la prima volta rispetto al torneo di Natale di essere probabilmente davvero non favoriti. Intanto lo sto approfittando oggi che funziona per creare, no, non pardon, il sondaggio, ma il pronostico. Stavi verificando se stanno ripetendo i problemi di ieri sera. Oggi che funziona, approfittiamo per utilizzare. Anche perché forse è una delle partite più hot, più scottanti. Poi sarà curioso anche di vedere cosa sceglieranno, anche perché il programma ovviamente prevede queste due partite in contemporanea, poi scenderanno in campo per la finale
del tabellone di recupero, appunto, il tabellone seconda chance, ultima chance. E il fatto è che confondo sempre con quello che era il tabellone di recupero dei tornei tennistici, che tra l'altro purtroppo per me era un tabellone dove finivo spesso e volentieri, quindi vivo un po' in maniera vagamente traumatica. E dicevo, quindi dopo queste prime due partite avremo in campo la finale del torneo ultima chance, quindi del tabellone di recupero, e poi appunto la gran finale che vedrà appunto schierate una di fronte all'altra la squadra vincitrice del torneo principale con la squadra vincitrice del torneo ultima chance, quindi diciamo potremmo chiamarla gran finale o diciamo calcisticamente una supercoppa, però è da lì che avremo davvero il vincitore finale di questo torneo. Non so se abbiamo notizie per quanto riguarda lo schieramento delle squadre in campo, se eventualmente abbiamo delle tempistiche. Ah, noi di qua siamo pronti. Ok. Stiamo aspettando le partite contemporanee. Okay, noi qui invece nel tunnel prima di entrare in campo ci sono i piloti dei due team che si stanno un po' stuzzicando, ecco, nelle chat, quindi ancora non ci leggono la live perché si stanno divertendo un po' tra di loro. Quindi c'è questa, è un po' quell'atmosfera, ecco, come hai detto tu, che si respira nel tunnel prima di entrare. Ragazzi, possiamo partire, siamo pronti. Ok, perfetto, allora aspettiamo che si scenda in campo. Aspettiamo l'azione, quella vera, quella viva di queste prime due partite in contemporanea. Ricordiamolo, sullo schermo principale, la finale del tabellone principale. In collegamento invece avremo Ernesto Coppola per il terzo turno del torneo Ultima Chance, del tabellone di recupero. Le due partite, le uniche due partite in contemporanea che verranno trasmesse nella serata odierna. E aspettiamo quindi, come detto, che i piloti vadano in campo, il tempo di mettere appunto gli ultimi preparativi, caricamento adesso prima di arrivare in stanza, in campo letteralmente, con le sei vetture dei tre giocatori per team in campo. Da un lato il team degli Air Force Gattone con una pulita da Alessandro Verni, Alberto 222, Alberto Fortran e Bucci. Dall'altro lato Miche, Matthew e il grande atteso di questa sera, Salvatore Aloy. Vedremo, davvero c'è grandissima curiosità, e fra pochi minuti, anche meno, avremo il primo assaggio con la prima palla a due che verrà lasciata al centro del campo. Appunto, si partirà con gara 1. Ricordiamo che anche tutte le partite di oggi, lo ricordiamo, abbiamo detto anche nella serata di ieri, tutte le partite di questo torneo sono al meglio delle 5 gare, quindi tutte le partite si giocano sulla stessa distanza. Ed eccoli qui, stanno entrando in campo. E siamo pronti tra pochissimo. Eccoli qui che stanno arrivando. E si parte. 4 minuti e 50 secondi. E allora subito Aloy a toccare il pallone. Lo porta largo. Però ci deve essere qualche problema perché vedo... vedo... Bravissimo, infatti. Vedo che stanno facendo un po'... Perfetto, stavano facendo un po' di... un po' di melina. Intanto di qua siamo partiti a 15 secondi, quindi saremo in leggero ritardo qui sul campo principale, la finale del tabellone principale. Sì, quindi hanno abbandonato tutti. Attendiamo Matthew, stanno ricreando. Sì. Attendiamo quindi Matthew. Non so se intanto, allora, a questo punto Ale, magari in secondo piano voglio mandare con le immagini nel frattempo. Appena segnato Paolo, match. Attenzione, 1-0 per gli Sharks. 1-0, non vediamo la partita. Eccola qui. Aspettiamo, piccolo problema tecnico. Intanto stanno tornando a schierarsi in campo.
Allora, adesso ci sono tutte e tre le vetture per parte. E allora che la finale abbia inizio. È una finale che però non darà il vincitore certo del torneo. Lo spiegavamo anche prima. Prima palla 2 e si parte subito con questo pallone. Matthew non si fa pregare e passano solamente 7 secondi prima che Matthew possa trovare il gol del vantaggio. Raffaele, un colpo a freddo davvero micidiale. Tutt'altro che hai aspettato, perché un po' di titubanza per Napo quando la palla era all'angolino. Bucci, attenzione! Mamma mia, attenzione, pareggio dei Madrid Rocket con Mark 17. E quindi non si sono lasciati pregare Fulcro, ma soprattutto con Matthew, che era quello ieri più calmo che avevamo visto in partita. Qui era buona l'occasione per una Pulitan, però non è riuscito a concludere in porta. Palla sopra la traversa. Miche volando porta il pallone nella metà campo difensiva degli Air Force. Matthew con lo scavetto salta il portiere e raddoppia. Matthew che, se non vado errato, ieri non ha segnato, forse ha segnato un solo gol. Comunque diciamo che dal punto di vista realizzativo non era sembrato il migliore dei Fulcrum, ma mette a segno una doppietta che in meno di 40 secondi dà la sensazione di mettere subito in grande difficoltà, quasi spalle al muro, gli Air Force Gattone. È quello che dicevamo ieri anche, tanto è stata cerata la parata di Napo, bravo. Mamma mia, bellissima. È quello che dicevamo ieri anche con Mark dopo la partita, il problema non è che c'è solo Aloy, quindi è uno forte, il problema è che anche Matthew e Miche sono di ottimo livello per quanto riguarda le giocate, quindi sarà davvero difficile per loro risalire dopo questo 2-0 abbastanza pesante, perché i primi 36 secondi migliori di Matthew in questo torneo essenzialmente con questi due gol è un tocco buono. Attenzione, mamma mia, che salvataggio di Miche proprio sotto la traversa, va a salvare il pallone che sarebbe potuto valere molto per gli Air Force, perché sarebbe stato il gol che avrebbe riaperto la partita. Va a Napo, porta sguarnita, non si fa pregare e accorcia le distanze. Diciamo che in questo momento si riapre la partita. Gol di Long assegnato dalla sua area, 2-1 per i Madrid Rocket che ribaltano. Intanto torniamo con le immagini sul campo principale. Aloy porta su il pallone, specialità della casa ieri, un capolare, fa un qualcosa di strepitoso per riportare subito avanti di due i Fulcrum. Era qualcosa che ci aspettavamo, è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Aloy anonimo per quasi due minuti, eccezionale, appena ne ha avuto occasione. Una torta di mele, splendido, dolcissimo, meravigliosa come visione. No, davvero tanto bravo, ha puntato all'angolino fin da quando era ancora sulla parete di destra, quindi funziona sempre così. Anche qui elegante nell'anticipare Alberto, nello scavalcarlo, e poi splendida palla messa in mezzo con Matthew che però non arriva. Matthew che riesce a toccare, ma arriva una pulita con Alberto Spazzavia. Disimpegno così di Miche, e allora Napo può andare, no, perdono, Alberto va al tiro contrato però in porta. Occhio Miche, salvataggio, e poi arriva Matthew di gran corsa, spara però alto. Sì, Aloy ancora, traversa ancora, è andato in cielo a prendere questo pallone con un'angolazione diversa, ma stava praticamente facendo un gol identico al terzo, quello segnato un minuto fa. Mentre abbiamo già superato la prima metà della partita, contrasto ottimo di Alberto 2-2-2 che va a prendere la palla sulla parete, cerca il disimpegno. Matthew, pallone che danza ancora. Matthew cercato di andare al tiro, non è riuscito ad imprimere potenza al tiro, e allora ancora Alberto a lanciare la palla in avanti. C'è Aloy che prova il disimpegno, arriva Miche, poi Bucci, ancora il disimpegno, ancora Aloy, batti e ribatti, attenzione Aloy, provato ad andare via, e poi ancora il salvataggio
Intanto qui finisce il primo round 1-0 per i Mighty the Rocket. Ecco invece prendono il largo Fulcrum. Sì, prendono il largo i Fulcrum. Quarta marcatura, la segna Mike, e con questo sono andati a segno tutti e tre i membri del team Fulcrum. Mike che non si è fatto pregare, tapin in porta, tiro preciso sotto la traversa, discretamente angolato, ma soprattutto potente, che non ha dato modo a, credo fosse una pulita, che stava difendendo i pali, di cercare un intervento. 1:10 al termine, ancora Aloy, ancora salvataggio. Mamma mia, i Fulcrum sono assolutamente on fire. 1 minuto al termine, ancora Matthew va a prendere il pallone, lo spazza via una pulita. 7 secondi ha segnato il Mighty the Rocket. E qui Aloy dalla sua porta. Allora Aloy dalla sua porta fa un ghost to ghost bellissimo. Nulla da fare, arriva la marcatura numero 5. Da parte dei Fulcrum ci ha provato in qualche modo Bucci, ma la deviazione non è servita, il pallone è entrato lo stesso. 5-1 quando mancano 50 secondi al termine di gara 1. Ancora Matthew, mamma mia, assolutamente on fire in questo momento i Fulcrum. 34 secondi, ormai sono le ultime azioni, ci prova Alberto alla disperata con grande potenza, ben lontano però dalla porta, scontro, si era completamente coperta la telecamera, non vedevo più nulla. Oh, ancora Miche, 6-1. Poi l'ha aspettato un po' in controtempo, non credo si aspettasse il tiro di Miche perché la palla insomma, è passata tra una serie di gambe virtuali. Sì, vero. Miche quindi segna il suo, dovrebbe essere terzo gol. Secondo, ce l'ha fatto adesso Alberto, intanto 2-6. Alberto 2-6. E due gol per tutti quanti, nei Fulcrum, uno per una pulita ed Alberto, sì. 12 tiri addirittura i Fulcrum. Mamma mia, un vero assalto a Forte Apache. Intanto qui è un assedio sotto la porta dei Mighty the Rocket, stanno da quasi 50 secondi sotto la porta di Sharks. Tanto ultimi secondi di questa gara 1 che si sta andando a concludere con i Fulcrum che porteranno a casa la gara 1 e infatti è così. Fischio finale, finisce 6-2 per i Fulcrum che portano a casa gara 1. Notevole anche il computo finale. Intanto chiedo alla regia se ci sono salvataggio, dei problemi di Mark sulla linea dopo un errore clamoroso sia di Krive che di Long, mamma mia. In contropiede hanno preso il palo a portiere battuto secondo una Iella Scarogna di tutti i colori, come direbbe altro palo. Un video storico. io lo dicevo per finta, non per... chi dalla chat riconosce questa grande città.
Eccoci quindi tornati in diretta, ci siamo persi 1 minuto e 30 di questo secondo round per questa prima finale della serata. Si stanno sfidando, come già avete assistito in precedenza, gli Air Force Gat 1 contro i Fulcrum. Momentaneo vantaggio per gli Air Force Gat 1, con i Fulcrum che vanno vicinissimi al pareggio con un'ottima palla messa in mezzo da parte di Aloy. Non c'è arrivato in tempo Miche, questa volta Aloy riesce ad arrivare sul pallone, splendida la parata da parte di Bucci 28, colpo di reni nell'alzare sopra la traversa questo pallone, libera bene Alberto. Credo che anche Luca ha recuperato le immagini. Sì, ha recuperato. Oh, ero un attimo, diciamo, in cucina a prepararmi per un eventuale comando bevete. Grandissimo gol di Long, 3-0 per i Mighty Rocket a 4 secondi dalla fine del secondo round. Ernesto, erano partiti con quasi un minuto intero di assedio gli Sharks e ora 3-0. Stavano perdendo 1-0, poi hanno fatto un assedio per cercare di recuperare e poi sono andati, hanno preso altri due gol in contropiede. E allora attenzione, perché qui siamo a metà partita, 2 minuti 25 secondi al termine, vantaggio di 1-0 per i Air Force, che quindi in questo momento hanno la possibilità di provare ancora un salvataggio sulla linea a pareggio. Lavorare pallone intanto. Luca, non ti sentiamo adesso. No, pensavo che ero io che non sentivo Luca. No, è caduto, non posso. Pensavo di essere io. Stavano essenzialmente prendendo a pallonate i Fulcrum nei confronti di Air Force Gat 1. Due palle messe in mezzo, alla fine è riuscito a concludere in porta per il pareggio Matthew 99 con l'assist da parte di Miche. Vola Aloy per cercare di liberare dalla propria difesa questo pallone, il rimpallo con una pulina che riesce a mettere una buona palla in mezzo, rimane piantato Bucci, arriva Alberto dalle retrovie, Alberto arriva con il 2-1, torna in vantaggio gli tornano in vantaggio gol di Mark, gol di Mark dalla sua area, 1-0 quindi con i Mighty Rocket, 1-0 con i Mighty Rocket che cercano di ribaltare la serie. Cercano invece il pareggio immediato, Raffaele, il 2-1 di Alberto. Personalmente avrei immaginato in linea percentuale immaginato maggiormente un gol del vantaggio dei ecco invece il pareggio, ecco, pareggio pareggio di Aloy, 1.5 della casa, tipo. Anche con il contrasto stavolta con una Puritan, bravo nel posizionarsi, però contrasto che lo ha sfavorito. Aloy è letteralmente entrato ascoltando la difesa, l'ha travolto, ha sfiorato il pareggio a porta vuota. E allora amiche, Matthew porta avanti il pallone contrastato, pallone che si impenna, rimane sulla linea, incredibile, poi prende il palo, poi Aloy decollando, ma va troppo in alto. Paolo, attenzione, ha scavalcato tutta la difesa e palla si insacca in porta con un pallonetto. Mentre qui un minuto al termine, Aloy ancora i rimpalli davanti alla porta, alla fine riesce Bucci ad allontanare il pallone ma non per molto. E allora Alberto, mamma mia, attenzione, Miche dentro, pallone straordinario, ancora disimpegnato, forcing finale da parte dei Fulcrum che non vogliono concedere questa gara 2, non si vogliono prendere rischi concedendo un eventuale pareggio della serie. Oh mamma, cosa sta facendo? Oh mamma mia, no, stavo cercando di capire, ero praticamente, diciamo, rimasto in apnea nel cercare di capire cosa stava facendo Aloy. Ancora Miche, il pallone in avanti, mamma mia, Aloy prova ad arrivare volando, sfruttando tutto il turbo, ancora tiro da fuori con Alberto che però non riesce a trovare la potenza necessaria, va a contrasto con Aloy, ultimi istanti della partita col pallone che danza e si va ai supplementari, 2-2 finiscono i 5 minuti regolamentari di gara 2. Partono i supplementari, subito Aloy che vince il contrasto, poi ci pensa Bucci a disimpegnare, pallone che danza a centrocampo, Aloy ancora con Alberto, entrambi sul muro, Aloy sfrutta tutto il muro e alla fine il disimpegno
credo ancora una volta da parte di una Pulitan. Bucci prova a scappare via, vanno in tre, grande indecisione, lasciano la palla lì, pericolosissima. Per fortuna non ne approfittano i Fulcrum, ma che pasticcio che stavano per combinare gli Air Force. Ancora pallone lì, attenzione allo scontro, rischia di rimanere scoperta la difesa, ancora Napo, il contrasto, il pallone che si alza, campanile, occhio ad Aloy, gol di Alex Milodino, 2-1 per i Fit Sharks. Napo? No, non è Napo indirizzato. Non riesce ad indirizzare. Napo non riesce ad indirizzare e allora siamo ancora pari e allora siamo ancora 2-2. Matthew Alberto con il rimpallo contro il muro prova a ripartire, Miche. Ancora Alberto, poi ancora Napo. Sì, in giravolta. Attenzione, Bucci! Buono stavolta il disimpegno, la manda lontano. Ancora serie di rimpalli con Aloy che alla fine è lui a riuscire nel disimpegno. Secondo tocco per portare avanti il pallone che danza ancora nella metà campo. Ancora il calcio in avanti con la traiettoria che può diventare pericolosa. Bucci riesce ad allontanare, grande mischia. Siamo quasi a 2 minuti dei supplementari che stanno praticamente andando in direzione di quasi una seconda partita. Aloy ancora non riesce il contrasto con Alberto, salta l'uomo Aloy, sbaglia però ad indirizzare il pallone che va in orizzontale e rimane nel centro di centrocampo. Ancora Aloy, tutto fare, prende il pallone Miche, ancora lì, ancora imbattibili quando vanno sui muri Fulcrum, assolutamente, anche Matthew ha trovato uno splendido finish con le pareti. Occhio, ancora Aloy si era fermato come se stava prendendo quel secondo per prendere la mina verso la porta. Napo lungo, attenzione, pallone che rimane ancora lì, alla fine il disimpegno di Aloy che va con gol di Paolo, velocità di Aloy a 30 dalla fine, quindi sono 3-1. Ah, quindi sono 3-1 il risultato di questo round, 2-0 per i mali di The Rocket e così ci nella serie 2-1. Perfetto, 2 minuti e 50 di questo supplementare. Miracolo! Miracolo da parte di una Pulitan, strepitoso fra i pali. E ancora Messi che però non si arrende, ancora Napo. Ancora con il rimpallo Aloy che riesce a controllare il pallone. Napo ci mette tutta la cattiveria, riesce a mettere il pallone in mezzo, pallone che tanta Bucci. Pallone che rimane lì, poi rimbalza sul posteriore della vettura di una Pulitan che era girato di spalle, non riesce a trovare lo specchio, ancora una grande occasione. Matthew va a far rimbalzare il pallone sul muro, tutti e tre i piloti degli Air Force nella propria area difensiva, attraversa linea e poi il pallone supera la linea. Aloy segna il gol del 3-2, che significa vittoria e che significa 2-0 nella serie. Raffaele, ma intanto, che gara 2! È una chiusura rovesciata a Ronaldo da parte di Aloy, tutto lo stesso infatti alzarsi per applaudire, splendidi comunque gli Air Force Gat One, hanno capito cosa devono fare per almeno provare a difendersi ed andare anche a scoprirsi in avanti per tentare qualche gol, insomma, decisamente più tiri rispetto al round precedente. Gol 1-0, segna Alex Milodino qui, siamo all'inizio del quarto round. Comunque, altissimo livello, sia da parte di Aloy, ma anche da parte del resto dei Fulcrum, ottima, per quanto possibile, la difesa anche dei Gat One, in particolar modo con una Pulitan, sprazzi interessanti da parte di Alberto e di Bucci, però è dura, un 2-0 che almeno un round, ecco, se lo stanno un po' meno meritando essenzialmente rispetto al primo round. Questo secondo round se lo sono decisamente più meritato i ragazzi degli Air Force Gat One per portare almeno, piantare la bandierina, bandierina che potrebbe non servire perché hai detto al meglio dei 5, Luke non ci pensa su due volte e questo ricorda un po' la BioShock di gara 1 dove pronti via, Matthew, 2 gol in 40 secondi. Il primo è arrivato in tempi simili, dopo 9 secondi. Matthew aveva segnato dopo 7 secondi in gara 1. Un disimpegno un po' così da parte di Alberto, anche un contrasto fortuito, diciamo, vinto da parte di Matthew, però fa parte del gioco anche
questi contrasti un po' randomici fanno parte del gioco, anche questo tipo di contrasto, e è andata così per la prima volta. Allora aggiorno un attimo, qui c'è stato un problema con la disconnessione di Mark 17, i Sharks avevano segnato l'1-0, poi appena è rientrato Mark 17 hanno restituito il gol e quindi sono adesso 1-1. Perfetto, quindi fair play quando si restituisce il pallone. Oh no! Intanto Napo in giravolta sta per metterla dietro la sua porta. Stanno accusando di più questo primo, oh, questo primo minuto. Sì. Oh no! Oh, mica ancora Napo con gli Air Force quasi in condizione, insomma, da fare da muraglia davanti alla porta. Uno. Gol dalla distanza. Tanto attenzione! Pallone rimpallato, poi ancora Mike, poi arriva Matthew e ancora una volta c'erano tutti e tre i giocatori degli Air Force Gattone davanti alla porta a cercare di impedire il gol. Una bella palla in realtà per sempre. Ancora dentro, poi ci riprova anche Alberto. Perché era l'aria sbagliata. Eh sì. Ancora Alberto, riesce in qualche modo all'ultimo istante a rinviare il pallone. Miche di cattiveria, poi ancora Bucci nel disimpegno, ma arriva Matthew, poi Napo prova a rubare il pallone, indirizzato Benino, ancora Napo non riesce a centrare lo specchio della porta, poi disimpegno un po' affannoso, occhio Matthew che va dritto per dritto, Bucci a bocca ed è 2-0. Più caotica questa seconda pallina che abbiamo visto in questo terzo, e a questo punto, per come stanno i gol, la situazione che è in questo momento, eventuale ultimo round, perché se non vado errato anche questa sera è meglio dei 5, Ernesto, meglio tutte le partite del torneo sono meglio dei 5. Perfetto, quindi occasione per una partita ancora di long. Mamma mia, salto invece qui dei degli Air Force, ora si tornano i Fulcron avanti. Ancora Bucci, pericolosissima, infatti Matthew non si fa pregare, Bucci era di spalle, non è riuscito a rinviare, pallone troppo invitante per Matthew che si è buttato a capofitto e non si è fatto pregare due volte per il gol del 3-0. Prima Napo, poi Bucci, nessuno dei due è riuscito ad impattare bene la palla, ad allontanarla dall'area piccola, anzi si è fermato praticamente lì sulla linea dorata, quindi un round abbastanza difficile questo, però magari Alberto si sta spingendo bene sull'angolino, quindi poi anticipato addirittura Napo arrivata al centrocampo in volo. Bravo Alberto che qui nel saltare due giocatori, però non c'era nessun compagno, non c'era a sostenerlo, sì. Non c'era l'assistenza con 2 minuti e 10 sul cronometro. Attenzione, azione di Mark 17, va a disturbare Paolo che era in porta, lo spinge via e arriva Long e prende il palo. Porta, ecco, invece prendono il largo anche in questo round, un po' come nel primo. Allora sì, la specialità della casa la serve. Splash per Aloy, marchio di fabbrica quando la palla entra in rete. 1.59, ormai un 4-0 abbastanza netto. Palo di Crive, parata di Paolo su ribattuta di Mark 17. E qua il miracolo l'ha fatto anche Mike, che non ha concesso nemmeno il gol della bandiera in questo momento agli Air Force. Quella che potrebbe essere, secondo me, comunque buona probabilità, anche la gran finale. Quindi attenzione, perché magari gli Air Force possono trovare il tempo per prendere le misure. Napo, pallonetto! Elegante! Per il 4-1. Che purtroppo vale poco, ma comunque stavo dicendo attenzione, perché gli Air Force Gattone hanno vinto solo per 3-2 contro gli Sharks e adesso sì, gli Sharks stanno a 10 secondi alla fine e vanno su 2-2 con i Mighty Rocket. Sarebbe curioso da rivedere la Serie A nelle ultime giornate, no? Gli aggiornamenti dal campo e quello che fanno le altre squadre ci si adatta.
Allora, sì, qui siamo 2-2, si inizia adesso la partita, il round finale per il decisivo, per chi avanza. Intanto invece qui un minuto con i Fulcrum avanti per 4-1 nei confronti degli Air Force Gattone. Una Puritan prova a lanciarsi da solo praticamente, perché lui a tornare su quel pallone mica riesce nel disimpegno. Poi Alberto che gira intorno alla palla. Miracolo di Aloy, che miracolo di Aloy. Alberto praticamente è a poco scuro. A 12 secondi dall'inizio della partita. Intanto qua 24 secondi con gli Air Force che stanno cercando un'ultima proiezione offensiva per il gol del 4-2. Miche ancora, spazza Alberto. 10 secondi, parte il countdown finale. Alberto ancora, Miche. Aloy poi, però scavalcato dal pallone, ma finisce qui 3-0 per il team Fulcrum di Aloy, Miche e Matthew, che si impongono in maniera netta. E allora, a questo punto, visto che abbiamo gara 5 in diretta, se la regia ci assiste, mi collegherei direttamente, eccoci qui, con appunto il terzo round del tabellone Ultima Chance. La vincente di questa partita andrà ad affrontare subito dopo proprio gli Air Force Gattone. 2-0 di Mark 17, arriva in volo su assist di Long. 2-0 in un minuto, a 4 minuti esatti dal termine della partita. E quindi, Ernesto, una partita che si sta incanalando subito nel verso giusto per i Mai Dire Rocket. A questo punto però mi viene in mente una Rocket cosa. Erano partiti decisamente meglio, perché erano in vantaggio 2-0 in computo due round, poi all'improvviso un calo di concentrazione, o comunque si sono riorganizzati un attimo i Fit Sharks e sono arrivati su 2-2. Adesso, subito in un minuto, 2-0, hanno rimesso pressione, hanno ritrovato la quadra. Vediamo. Allora vediamo, anche perché per mia idea personale, probabilmente per gli Air Force i Mai Dire Rocket potrebbero essere un avversario forse più morbido, almeno guardando i precedenti, perché con gli Sharks c'è stata insomma quella serie thrilling vinta 3-2 ieri, ma non altri precedenti. Con i Mai Dire Rocket più volte abbiamo visto, insomma, bisogna vedere quante scorie porta dietro questa sconfitta che hanno avuto contro i Fulcrum. Vediamo, 2.56, intanto ci avviamo verso la metà di questa gara 5. E allora attenzione, scontro proprio sulla linea di porta, non ne trae però vantaggio. Il pallone che danza sulla linea, palo incredibile. L'ha parata Alex Pilotino. L'ha parata? Sì. Incredibile, che credevo fosse palo. No, l'ha presa Pilatino in pieno, che stava cercando di togliersi dallo specchio della porta. Pazzesco. Ancora pallone ributtato in avanti. Ancora contrasto pericoloso con gli Shark, che stanno cercando di riaprire questa partita. Pallone dentro, rimpallato all'ultimo, ancora dentro, non arriva clamorosamente alla conclusione. Occhio, perché il contropiede cercato dai Mai Dire Rocket. Mark lascia un po' armita la porta e Paolo fa 2-1, accorciando le distanze con 1:47 da giocare. Ha fatto un grande anticipo qui Mark Colino, intanto la chat dice: purtroppo gli Air Force hanno fatto il massimo, bravissimi lo stesso, penso che nessuno sia arrivato ai supplementari. No, statistiche alla mano no, vediamo cosa succederà nelle prossime. Intanto un minuto e mezzo, pallone che danza, attenzione, palo, ancora palo, è ancora Paolo a prendere il palo.
C'è un'assonanza non da poco. 1,20 palo, ancora conclusione, attenzione, riparte, che rischio, occhio a questa palla vagante, Alex in mezzo, Pivotino. Palo di nuovo, attenzione, pallone che rimane lì, pareggia Alex Pivotino, il pareggio di Alex Pivotino, 2-2, e in questo retromarcia, mamma mia. Eh sì, perché il pallone era rimasto lì vagante, bisognava trovare un metodo rapido per spingerla in porta, perché il pallone era centrale, doveva solo essere accompagnato. Alex Pivotino ha trovato la soluzione corretta. Spingono, stanno attaccando ancora i... Sarebbe i incredibile per i Mighty Rocket, 2-0 avanti, subire l'eventuale rimonta, già andare supplementari, mentalmente... 2-0... Sto match sta rispecchiando esattamente. Ah, ha segnato. Non è riuscito a togliere la palla. Sì, distrazione difensiva di Paolo, che non è riuscito a togliere la palla dalla porta. 3-2, long 43 secondi. L'ha toccata, ma non è bastato. Arrivava in corsa, era difficilissimo da togliere. Dicevo, questo round sta rispecchiando l'intero match. I Mighty Rocket avanti 2-0 nel computo totale delle partite, si fanno rimontare su 2-2, uguale all'andamento di questo round. Diciamo una partita profetica. Mamma, salva Mark, poi riproiettata in avanti. Danza sul sui muri, quasi fino al tetto, poi Crive si fa rubare il pallone da Advance. Allora vediamo se ci sono questi ultimi 5 secondi col pallone che viene proiettato in avanti, attenzione, con, mamma mia, l'affondo, e sta per finire, finisce qui, mai dire Rocket, vanno ad affrontare gli Air Force Gattone nella finale del tabellone, ultima chance, i vincitori andranno ad affrontare nella finalissima il team Fulcrum, i grandi favoriti, almeno stando a quello che si è visto in queste prime schermaglie della serata, almeno guardando anche quello che è stato il risultato finale della partita tra Fulcrum e gli Air Force Gattone stessi. Raffaele, cosa ci prospettiamo per questa partita? Perché insomma, come dicevo prima, tra Mai Dire Rocket e Air Force Gattone, nei precedenti direi che gli Air Force Gattone sembrano i grandi favoriti, hanno sempre mostrato di poterli dominare, ecco. Ma io non vorrei essere in realtà nei Mighty Rocket, perché vincere una partita del genere è tosta, stancante, fino alla fine sono stati lì a giocarsela i ragazzi degli Sharks, alla quale comunque vanno i complimenti per essere usciti a testa discretamente alta da questo torneo. E giocare adesso contro un avversario ostico come gli Air Force Gatone, vincere e poi giocare una terza partita di seguito in questa serata contro i Fulcrum, sarà una serata bella stressante per il team, però darebbe anche quella carica in più, magari, insomma, sempre ognuno la interpreta come anche per ottenere magari il meglio dalle difficoltà. Dire dai, sì, le giochiamo tutte e tre di fila, le vinciamo tutte e tre, vai, le urla nei party, quindi sarà particolarmente divertente questa serata per loro, immagino. E nel mentre vi dico anche che è stato aperto un ennesimo pronostico, e quindi per votare, per puntare proprio i fit points in questa finale, una finale B che sarà particolarmente interessante perché è essenzialmente la finale del Fit Rocket Christmas, quindi il torneo natalizio, esatto, che avevamo visto due settimane fa all'incirca, sì. Penso che qualcuno ha il dente avvelenato. Anche questo è un fattore, secondo me, da mettere da tenere in considerazione per quella che sarà la partita. Che insomma, il Mai Dire Rocket, dopo quello che è successo scarse due settimane fa, il dentino avvelenato ce l'avranno. Sicuro. Anche per rigiocarsela di nuovo contro i Fulcrum, perché ok, l'avversario è forte, però ieri Mark non è che è uscito dicendo sì, vabbè, erano più forti loro, non avevamo speranze, anzi ha detto no, fa un altro round, veniteci dai, forse. Quindi lo stesso immagino per Napo e gli altri, quindi magari il già sapere che poi si dovrà
affrontare un avversario così forte nella gran finale, nella finalissima, magari darà anche in questo caso quella carica in più. E allora vediamo come andrà, li aspettiamo in campo, tra poco arriveranno sicuramente anche le immagini in diretta dal campo per questa finale del gruppo Ultima Chance, possiamo chiamarla la sfida finale per arrivare al match contro i Fulcrum, che sono già qualificati per la finalissima, avendo vinto la finale del tabellone principale. E a proposito dei Fulcrum, grande attenzione, avevamo riposto su Aloy, che ieri sera era stato l'MVP, stasera ci ha regalato già in questa partita contro gli Air Force delle giocate ottime, però secondo me è salita molto di più in cattedra tutta la squadra, perché anche Mika e Matthew sono stati molto presenti stasera. Non che ieri non lo fossero, sia chiaro, ma è che si è visto proprio che erano proprio molto più attivi, mentre ieri sera Aloy aveva preso il controllo totale. Sì, intanto comunicato anche con i ragazzi, stanno iniziando in questo momento anche questa finale B per l'ultima chance, sia per i Mighty Rocket che gli Air Force Gatwana, per andarsela a giocare di nuovo contro i Fulcrum. E si parlava di un Aloy che nell'ultimo round in particolar modo si è decisamente esibito nelle sue prodezze, in ciò che è bravo, però abbiamo visto oggi un Matthew esattamente più pimpante rispetto a ieri. Mika ha fatto il suo, era nei grigi sia ieri, lo è stato anche oggi. Vedremo nella finale, nella gran finale, prima c'è da giocarci questa finale lì tra i ripescati, diciamo. Eh sì, intanto calcio d'inizio, si comincia, 4:50, è un campo da Quidditch questo, cos'è? Un anfiteatro romano. È Utopia Coliseum, praticamente sì, è di ispirazione al Colosseo. Quindi diciamo i gladiatori entrano in campo, nel vero senso della parola. Eccolo là, una Pulitan, mette subito in chiaro le cose, 27 secondi dal calcio di inizio e vanno subito avanti gli Air Force Gatwan con il gol di una Pulitan. Raffaele, se il dente di Mark era avvelenato, ora o tira fuori il veleno o hanno già la pozione in mano. Beh, una situazione un po' fortuita, un po' come abbiamo visto qualche round fa con gli Air Force Gatwana contro i Fulcrum, un batti e ribatti un po' casuale, ecco, c'è stata poca tattica rispetto a quello che ci aspettiamo per i due team, ecco. Ecco, già questo è buono come palla messa in mezzo da parte di Pucci. Eccomi, ah, okay. Un momento. Sì. No, perfetto, ottimo. Quindi sono ancora in replay, ecco perché. Ah, ok. Buono, invece in questo caso il passaggio in mezzo da parte di Bucci, facendo sponda sulla parete di destra. È stato bravo Napolitan a concludere anche in questo caso in porta. E quindi 2-0, traumatico inizio per i Mai Dire Rocket, sotto di 2 in meno di un minuto. Ancora pallone che rimane lì, poteva essere subito l'occasione per accorciare le distanze. Pallone dentro, la parata da parte di Long che salva tutto, poi riesce a ripartire brillantemente Long, la corsia di sinistra, vediamo se riesce a mettere il pallone in mezzo, se c'è l'assistenza di Mark che all'ultimo secondo non riesce ad impattare, scrive a vuoto, poteva essere un gran pericolo per la ripartenza in contropiede degli Air Force Gatwan. Ancora Long a cacciare il pallone, non arriva. Pallone che ancora rimbalza, Crive indeciso. È una finta. E allora Mark dentro col pallone che rimbalza, non c'è nessuno a rimorchio, c'è Crive ma era di lato. E allora ci pensa Long, di coda mette il pallone sul muro cercando di farlo rimbalzare verso il centro. Non c'è però nessuno, ancora Crive. Anzi, Mark, pardon. Alberto ancora, mamma mia, confusione in questo momento.
Crive, pallone che danza! E Crive la spinge dentro con il musetto. A metà partita la riaprono i Magic Rocket con la rete di Crive. Pallone toccato da Mark, tutti a vuoto, palla sul palo. Ma c'è Crive ad impedire al pallone di uscire fuori dalla porta e a spingerla dentro. Sì, bravi nel non disunirsi i Magic Rocket in questi primi minuti non facili. È stata una bella batosta, soprattutto il secondo gol da parte degli Air Force Gatwon. Qui erano tutti un po' troppo in avanti, arriva quindi il tocco da parte di Napo, però bravo poi Crive nel rientrare. Bravo Crive che poi va subito a riprendere il pallone, prova a ripartire in avanti, attenzione Crive, azione personale, anzi no, pardon, Mark, poi Crive che però invece va liscio e si rischiava ancora una volta un contropiede. Intanto ancora non perfetto Crive, poi Crive, deviazione maldestra, buona occasione, occhio al pallone che rimane lì, tocco Bucci. Ancora Bucci con gli Air Force ad attaccare, Mark dall'altro lato, e il pallone che attraversa tutta la porta, incredibile occasione per nelle mani dei Mai Dire Rocket. Bravo, stanno trovando coraggio. Incertezza e decisione, Alberto non punisce, ci ha dato vicinissimo per carità, ma se ne stanno mangiando tantini e io starei attento perché potrebbe essere decisivo. Pallone che rimane lì, non lo tocca nessuno alla fine. Disimpegno di Long, attenzione, Long la mette dentro, il disimpegno, porta vuota appena largo, mamma mia, stava per fare un home run in disimpegno. 30 secondi, 2-1 per gli Air Force Gatwon. Alberto in volo, mamma mia, stava arrivando di gran carriera per cercare la conclusione in porta. 14 secondi, non riesce il disimpegno, allora prova a ripartire Long, ma è alto il pressing degli Air Force per cercare di non garantire una ripartenza agevole ai Mai Dire Rocket. Un secondo, pallone che fluttua, calcola dentro, ma posso dire che arbitro, dai un secondo in più per favore, signore, per favore. Signore, cioè, aveva tirato, io è come il basket, il tiro è fatto, a quel punto si gioca. Io Luca, intanto splendido round, ti riscatto un bevete perché lo sento, no? Che è più dura di una Master League. Comunque dalla chat invocano un campionato su Rocket, Oh mamma mia ragazzi, dateci il materiale umano, come disse. Se abbiamo i team lo si può organizzare tranquillamente, non è un problema. Dateci le ore, è quello il difficile, quando? No vabbè, ma quando tu ti trovo in modo, una partita a settimana contro la squadra ti organizzi in un'oretta, la passi e ci giochi, non è quello il problema è trovare i team. Quando bel primo round, molto combattuto. Mamma mia, Mai Dire Rocket, gli Air Force Gatwon subito all'attacco, i Mai Dire Rocket qui non impatta, ma alla fine ce la fa Mark subito 1-0, 5 secondi, questo fa bene, al morale. Long ha scritto in chat che è calmo. Non ci penso. Credo che questa dichiarazione sia la classica dichiarazione di facciata. Possiamo definirla qua. Aveva fatto davvero un bel tiro sul suonare della sirena. Direi che non è stato calmo. Non ha detto buoni. Credo che sia accaduto qualche in calendario. Insomma, perché era un 2-2, la possibilità di giocarsi le supplementari in un momento dove stavano anche soffrendo per quanto riguardava la difesa. In questo round per ora decisamente più organizzati per ora. Mai Dire Rocket.
intanto ancora pallone che viaccia Alberto e Buccia, oh, contrasto! Oh, long di cattiveria, trova uno splendido diagonale per il gol del raddoppio, 2-0, e in meno di un minuto i Mighty Red Rocket sono avanti di 2. Sono calmo, adesso ogni sorpasso di Long in Prime League, questa campionata ripartirà la prossima settimana, sono calmo. Adesso qua, io ecco che il problema di quando io sono in vacanza o comunque sono troppi giorni a casa che non lavoro e devo occupare il tempo sapendo che non ci sono i campionati, per esempio la stessa cosa che è successa in quarantena tra marzo e aprile, è che ricaccio dei giochi vecchi, e quindi questo sono calmo mi fa ripensare a una delle frasi del buon De Adamic in F1 97, Napo 2-1, è scappato troppo in porta, credo, o Longo scrive, verifichiamo adesso anche dal replay. Napo la tocca, era... no, Long è andato completamente dentro, era troppo calmo dal pallone, era... no. E infatti appunto io mi ricordavo questa frase di De Adamic nella telecronaca di F1 97, è calmo, rilassato e all'attacco, è la storica, e questo sarà Long ogni sorpasso, oh, calmo. Mamma Marco, il rischio è il 3-1, il 2-1, pardon, il 2 pari, mamma mia, aiuto, eccolo. Ottimo, il 2 pari da Bucci. Napo 2-2, e qua un 1-2 discretamente micidiale, perché i Mighty Red Rocket erano partiti bene e ora si ritrovano di nuovo a dover ricostruire tutto dopo un 2-0 nei primi 40 secondi. Ora siamo nei 40 secondi successivi, hanno trovato praticamente il pareggio, anzi un minutino. Devono difendersi bene, ma dire Rocket, perché hanno dimostrato gli efforti del Gatuan più volte di sapersi scoprire ogni tanto in maniera forse un po' impulsiva, e quindi è lì che dovrò capitalizzare. Poi mai dire Rocket, buono questo tiro a parte di una punizione però dalla sua tre quarti, pallonetto, Napo si rifiuta sul pallone, l'intervento stavolta in porta abbastanza deficitario, e clamorosamente dopo quel 2-0 è mancata proprio la difesa, cioè mi sento di dire questo, cioè sono proprio i mai dire Rocket che in difesa sono stati quasi inesistenti, cioè tre gol presi abbastanza, due per diciamo degli errori di posizionamento di Long, il primo era arrivato lungo in porta comunque, perché non facile che arrivava lanciato nel tentare di parare il tiro, quest'altro si trovava in retromarcia, quindi difficile fermare, quasi self-inflicted. No, pensavo riuscisse a toccarla, Mark, per prolungare di testa. È ancora lunga, 2.45, non siamo neanche a metà partita, siamo 3-2. Ancora Napo in area, allora il disimpegno nella zona di Long che è rimasto in avanti, Long non la trova. Ancora Mark, attenzione, ancora una volta in tre su questo pallone senza mai trovarlo. Dentro il pallone Bucci, arriva anche una Puritan, il pallone dentro di Alberto che nessuno riesce a deviare verso la porta. Long riparte centrocampo, contrasto con Bucci col pallone che si impenna, e poi il disimpegno da parte di una Puritan che va ancora a caccia di questo pallone, poi arriva Alberto. Ancora Marca al contrasto, dentro il pallone, poi ci arriva, miracolo di Bucci che in corsa toglie letteralmente il pallone dalla porta. 1.45, ancora Crive, pallone che danza sulla linea, due grandi occasioni per trovare il pareggio. Mark, pallonetto verso la porta, ancora Mark e ancora Crive, stavolta va la banda alta, poi Long, mamma mia che forcing in questo momento da parte di Mighty Red Rocket. Ancora Mark, ancora una volta il disimpegno, Long si avventa sul pallone, lo manca clamorosamente, pallone che torna nell'angolo sinistro, ci arriva Mark, sono in tre lì, attenzione perché la porta è sguarnita, fortunatamente non trova lo specchio, in disimpegno credo fosse Bucci. Intanto un minuto ed Air Force avanti 3-2, attenzione che rischio, stava rischiando davvero il colpo del KO.
pallone terminato poco a sinistra della porta. Discreta sofferenza, un po' di caos in questo momento tra entrambe le squadre, anche Bucci ed Alberto più volte sullo stesso pallone, stanno giocando come viene per cercare di agguantare il pareggio. Qui buono il tocco di Napo a scavalcare. A scavalcare, attenzione, mamma miracolo, gettato a vita persa per difendere questo pallone. Ma buona la l'azione di Long, tutti e tre lì. Ancora Crive, anticipato da Alberto, il pallone che rimane lì, 10 secondi, occhio a Long che la perde e allora riparte una punita, Nello, non ci sarà più tempo, è autogol, gol che viene data una punita, ma non c'era più tempo, è un gol che vale meramente per le statistiche di una vittoria che si era già concretizzata nel momento in cui il pallone era arrivato di là. Credo l'avrebbe presa Napoli, stava entrando proprio in scivolata, cappottato sì, il posteriore della vettura, però puntava da, diciamo, relativamente poco. E quindi eccolo qui, sta per arrivare, eccolo qui, 2-0 per gli Air Force Gattone in questa serie, si sta un po'... Ecco, in questa gara 2 forse si è ripetuto maggiormente quello che abbiamo visto nella finale di Natale, ovvero dei Mighty Rocket bravi ma dietro molto ballerini, troppo in sofferenza. E, diciamo, un po' falsata, diciamo, la difesa, perché Long ha dimostrato più volte di poter fare meglio. Questa sera purtroppo 3 gol, no, questa sera in questo round 3 gol, purtroppo sono suoi 3 errorini, come detto, perché in realtà era una fase difficile arrivare in marcia, arrivare lanciato, però entrambe le squadre hanno tanto sbagliato sotto porta, in maniera Rocket almeno 2 gol in più li potevano portare, almeno 4, mi sento dire, ieri forse il Gatuan potevano farlo, perché era nelle potenzialità di una punta il tiro proprio dalla porta, e più volte la porta rossa era libera. E allora gara 3 si parte, prima palla giocata subito in avanti, però questo è un po' come quando a calcio prendi gol sul calcio d'inizio, cioè fossi nell'allenatore tirerei giù tutto. È un po' disattento Crive, credo stesse guardando solo il pallone, non ha visto che dietro di lui arrivava Alberto e si è lasciato anticipare. Eh sì, 1-0 subito, può rischiare di diventare mentalmente pesante questo gol, soprattutto per le modalità, non perché sia un gol. Vediamo se riescono a rispondere subito, il disimpegno da parte di una Pulitan, poi arriva Mark, ancora in avanti, pallone che rimane lì, Mark è ostacolato praticamente da Bucci, poi tocco morbido ad attraversare lo specchio della porta da parte di Crive. Long su questo pallone, contratto da Alberto, lo riporta in avanti Marca, ancora Alberto, però il pallone torna poi in volo Bucci, che però riesce solo a contrare il pallone, non ad indirizzarlo verso lo specchio della porta. Long nel contrasto, va avanti ancora Long, azione personale, ci prova, arriva Crive a rimorchio, ma non nella posizione migliore per centrare lo specchio della porta. Ancora Napo in volo, Napo, azione personale, Alberto, 2-0, ma ancora una volta, ok, grande azione di Napo, ma dietro non c'era più nessuno. No, si sono spinti decisamente troppo in avanti, soprattutto con Crive un po' piantato, anche questa volta ero tra virgolette un board con lui in quel momento, quando la palla era atterrata a centrocampo, era proprio piantato, sembrava stanca la sua vettura, ovviamente non stava utilizzando il boost, quindi era piantato rispetto agli altri, però un po' disattento purtroppo anche nel chiamarsi l'uomo, nell'aiutarsi tra di loro. Mark il tiro, no, Mark parato, ti prova, questa poteva essere una buona occasione per i mai dire gol, per i mai dire gol, stavo dicendo che ovviamente tirato dalla giappa Alberto, qui gliel'ha alzata una pulita, guardalo di collo al volo, ha provato all'ultimo Crive, ma non c'era modo, era proprio un disperato tentativo di evitare il gol che vale il 3-0 a 3 minuti e 20 secondi dal termine. E beh, insomma,
direi che qua si sta, Raffaele, prefigurando la, la rivincita, anche perché la sensazione è che, insomma, i My Dear Rocket si stiano un po' disunendo. Vediamo adesso. Decisamente disuniti, che livello anche se la sono rubata tra di loro, erano da soli loro due lanciati contro la porta libera. Eh sì, intanto urto al centro del campo, babum, anzi scatush, come direbbe un ha preso il dito Flaminio. Oh, ha passato la parte. Oh, attenzione Crive. Oh, non è serata. A Crive gli manderò un messaggio con scritto spiazze. Spiazze, non ricordo parate di Buzzi. 3-0. Oh, sì. Da lontano, sì, Mark da lontano, dalla distanza, approfitta della porta che era rimasta scoperta per il gol del 3-1. Vediamo se può servire da sveglia. Sì. Vediamo se può dare l'uzione. Sì, anche perché ne hanno fatti diversi. 3-1, poco più di 2 minuti. Diciamo l'attacco non è stato un problema, perché sì, ogni tanto non sono riusciti a finalizzare, hanno sprecato un po', ma il problema è stato la difesa. Ecco, adesso Long viene accreditato di una buona parata, un buon modo per ripartire. Long ripartito molto bene, fermato proprio alla fine. Bello Mark, ancora traversa. Ecco, la sta ancora più bravo. Eh sì. Ancora il contrasto. Napo, la devi mettere per forza sulla traversa. Porta vuota, Long. Ancora Long, sotto la traversa stavolta. È a 2 e non è finita. 1.43, 1-2 in 30 secondi micidiale da parte dei Mai Dire Rocket. Sono calmo. Cioè, come quando facesse... volesse fare l'esultanza, non si alza la maglietta, sono calmo. Oppure come faceva Ronaldo all'inizio, adesso fa il sium. Prima faceva io sto a chi, indicava e faceva calmi tutti, e quello è Long. Ancora? È un po' il morbido di Rocket League, ecco, l'abbiamo trovato il nostro fondo. Long, stay calmo. Intanto Alberto prova a ripartire 1.17. Per cercare una proiezione offensiva, anche per scuotere un po' gli Air Force, che sono rimasti un po' traumatizzati da questo 1-2. Un minuto, la comunicazione con Long in sospensione. No, c'era Crive sulla traiettoria, incredibile. Occhio, perché Crive torna su questo pallone. Ancora ci prova, deve rimontare nei confronti di Bucci. Ci portano via Bucci. Bisogna lavorare anche di esperienza a volte. Alberto la rimette dentro, occhio perché arriva Long e non riesce ad indirizzare bene. Ancora Long prova forse con un rimbalzo a far andare dentro ancora. Adesso si sta un po' esaurendo l'energia. Palo incredibile con la palla che danza sulla linea. 10 secondi che saranno amarissimi per i Mai Dire Rocket. Long ci prova, l'ultimo a fondo, pallone che va verso il centro, ed era l'ultima occasione. Se la sono dovuta sudare carissima gli Air Force Got One gara 3, ma portano a casa il punteggio netto di 3-0. E Raffaele, tornano quindi a giocarsi la sfida contro il team Fulcrum. 3-0 nella finale del tabellone principale, ora la finalissima. Vedremo, perché sia questo 3-0 contro Mai Dire Rocket, sia in precedenza tra gli Air Force Get One e i Fulcrum, era un 3-0 che un po' falso, diciamo, almeno un round. In questo caso, diciamo, per Mai Dire Rocket, credo che 2 round se li potevano portare a casa, però... come detto, le troppe disattenzioni difensive non li hanno aiutati. In precedenza, invece, nella finale A, che avevamo visto tra gli Air Force Get One e i Fulcrum, un round, diciamo, se l'erano guadagnato
Air Force Go 4. Vediamo. C'è ancora, c'è quel tiro di Long che sta ancora guidando. Fermato a due metri dalla porta. A proposito di Long, è un po' il gol di Montari, dai. Ai. È gol o non è? Adesso ai. Sì, un mese fa no, non lo so. Oh, mamma mia, se ci sente Long. Ci sente. E vabbè, e allora quindi aspettiamo l'ingresso in campo per la finalissima Team Fulcrum contro Air Force Get One. Allora, vi aggiorno sul dettaglio di questa finalissima. Vai. Che è praticamente che sarà al meglio dei 5 round, quindi chi ne vince 3 ha vinto la finale, ma la particolarità dove sta anche il Team Air Force Cut One, per vincere la gran finale dovrà vincere 2 match. Oh, è vero, perché deve batterli 2 volte. Esatto. Quindi non solo l'impresa, ma servirà un ribaltone completo. Quindi non dovranno accontentarsi della vittoria della prima serie, dovranno vincere una seconda serie eventuale. Cosa che, insomma, guardando quello che è successo in gara 1, è dura, eh. Più che altro perché comunque nel peggiore dei casi devi importi in 6 partite su 10. E comunque già non è un'eventualità facile, secondo me, guardando quello che è successo nel precedente scontro, quello che abbiamo visto in apertura di serata. Io sarà la prima volta che vedrò giocare i Fulcrum in questi 3 giorni. Raffaele, se ti dovessi sbilanciare, diresti? Oppure che idee ti hai in merito? Ma io sono il solito dell'idea che c'è del buono in tutti. Poi, per carità, la vita non la smette mai di abbattere questa idea, però ci credo sempre in tutti, quindi secondo me se stanno calmi, se la giocano bene, hanno un'occasione almeno di vincere una serie, secondo me, gli Air Force Get One, perché i Fulcrum sì, sono particolarmente bravi, fanno degli splendidi tiri, in particolar modo con Delta, però anche nella gran finale, nella finale H, come ho visto in precedenza, anche lì i gol di Matthew erano arrivati, soprattutto nei primissimi secondi, su delle disattenzioni, quindi se non commettono quegli errori, possono dire la loro anche gli Air Force Get One per vincere almeno una serie e vincere anche un round, perché in precedenza abbiamo assistito a un secco 3-0 che, come detto, era un po' falso, mentivo un po', sì. E quindi vediamo, hanno le loro occasioni. Il pronostico che è stato avviato non è d'accordo, credo, soprattutto con Long, perché dopo 10 secondi chi punta 5.400 punti credo sia solo Long. Paolo ha fatto l'in. Attenzione, Paolo. Paolo ha detto: io ho fatto l'in. Si sbrizza, li ha puntati tutti. Quindi se finisce male, è finita per Paolo. Riparte da zero con i punti. Non ci potrà chiedere, non ci potrà offrire nemmeno un goccio d'acqua, diciamo, durante le live. È vero che lunedì, quando ripartiremo con la sport, lui sarà in pista, però durante la Pro non potrà far dissetare il buon Log quando sarà proprio il commento della Pro League. In base, stavo pensando al discorso, cioè, del buono in tutti. Mi sembra una metafora, mi fa pensare un po' ai film Disney, un po' a questo mondo, ma tanto c'è il buono in tutti. E un po' invece mi fa pensare a Rocky 3. Se tutto il mondo può cambiare, tutti mi ricorda quella scena lì in cui dice: possiamo cambiare tutti, ce la faremo. No, ma il problema è che l'occasione la do a tutti. Se invece chiudi il portone subito, hai fatto, no? È un po' come a me con le donne, l'occasione la do a tutti, anche. Però niente proprio non la colgo questa occasione, niente. Neanche ai saldi. Siamo qui. Molto bene, quindi intanto è tutto pronto per la gran finale.
E allora, prima partita di 5, parte la prima palla a 2, mamma mia, che scontro! La palla è rimasta ferma! Ma che è? Una scena di Dragon Ball era! Quando c'è i due fasci! Che botta! Ha un'aura potentissima. Sì, 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 it's over 9000. Oh, attenzione! Aloy! Subito non riesce a parare! Credo ci fosse Napo tra i pali. Ah no, c'era Bucci. L'aveva presa, però... parabrezza. Non è bastato il parabrezza. E quindi 1-0 subito dopo 19 secondi. Avanti i Fulcrum. Non il miglior avvio di parte che potessero chiedere. Bucci ferma tutto con una parata. Pallone ributtato in avanti, Napo prova a partire. Bravi! Scusate tutti! Napo 1-1, 20 secondi dopo risponde al vantaggio di Aloy. Cappa via! Bravi. Non bravi gli altri, diciamo la difesa. Gli altri ci sono. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, come difesa non eccelsa. Sono ancora un po' a vuoto, sì. Però bene realizzati, sì. Nonostante il primo gol, come detto, ad aprire, diciamo, la manona di Bucci nell'inizio, anche qui bravo Napo, però decisamente ben organizzati in questo primo minuto. Gli Air Force Gat One hanno spinto con Alberto di una punta, mentre Bucci era fermo tra i pali, quindi vediamo se continuano in questo modo oppure se danno il touch con una punta che vedremo tra i pali. Adesso Aloy inizia a preparare la puntata. Ai ai ai. Attenzione, no, perché se ne era presa un pochettino comoda Bucci e Aloy non è stata la stessa idea. Aloy, palo! Mamma che, ma che pazzia era! 360 flip doppio e mezzo carpiato ritondato. Una roba. Ah, penso che fosse 1080 flip. Porca miseria! Ci vuole Tony Hawk! Ancora Aloy, pericolosissimo quando è lì, non sai mai cosa comunque aspettare. Raffa, rispondeva Paolo, ricorda che sì. ho tanti altri account. Ecco, le minacce. No! Non dormo la notte io pensando a finare alla log. Gli ha detto si gioca tutto, poi torna a zero. E lui dopo che, è uscito il Santino, guarda, sono un uomo felice. Libera bene qui Aloy. Aloy tutto di Alberto, tutto improprio. Pallone che rimane lì. È una buona occasione per Alberto. Aloy riparte ancora a gran velocità. Il turbo di Aloy, quanto turbo ha, cioè, non sembra che non finisca mai. Mamma mia, fa tutto improprio Aloy, miracolo di Bucci. Ancora stavolta Miche. Bucci spazza via. Oh, attenzione, disimpegno non eccezionale di Aloy, insegue il pallone Matthew. Mentre 2 minuti e 15, superato la metà, attenzione! Oh no! Gol! Una punta da fuori, sguarnita la porta dei Fulcrum ed è 2-1. E anche qui, oddio, è anche vero che Napo ha praticamente sfruttato un contrasto tirando, sì, in maniera perfetta. I Fulcrum si stavano lanciando in avanti in proiezione offensiva perché aveva la palla. Sì, ecco, Aloy. Non aveva senso per i Fulcrum andare in due su quello stesso pallone. Sì. C'era già Matthew, non so, magari aveva finito il boost Matthew, quindi per questo è andato in aiuto Aloy. Ecco, ci può stare anche questo, visto che aveva volato Matthew. Però ecco, non era ben organizzato, bravo Alberto qui. Mamma mia! Mamma mia, che rischio! Intanto ancora pallone verso Aloy, rimane in mezzo, ancora Aloy riesce nel disimpegno. Poi Napolitan, pallone verso Matthew, sta arrivando anche Miki, erano tutti lì, i Fulcrum. Ah, non arriva Bucci. Bucci, attenzione, ci riprova Alberto, non ci arriva nessuno, occhio. Miche, poi Aloy, poi rimbalzo Bucci, riesce ancora pallone via, ancora per un round almeno.
Ancora Bucci, ancora Alberto a mandare il pallone che viene contrastato ed intercettato da Aloy. La rimette ancora in avanti, Bucci, Miche. Napo è buono anche questo. Napo ancora, il pallonetto deve correre. Sì, gran corsa all'indietro di Aloy per fermare questo pallone che stava pericolosamente viaggiando verso la porta dei Fulcrum. Occhio ad Aloy che vola, manca il pallone. Ancora lì, mamma mia, che credo sono tutti e sei senza busto perché saltavano come conigli in attesa di prendere la palla. Hanno provato. Alberto la rimette fuori, 23 secondi, attenzione a questa gara 1, quindi non ci va ad intercettare questo pallone. 10 secondi al termine, il pallone che si alza a campanile, arriva lì ancora Bucci. Vediamo se c'è l'aiuto, sì, a parte di una Puritan. Poi pallone che finisce magicamente verso la porta dei Fulcrum. Ultimi istanti. Ragazzi, se avesse fatto giocare fino all'eventuale gol, Long avrebbe sporto denuncia. Ferma, cioè a tempo scaduto si blocca il gioco quando la palla tocca terra, quindi se non avesse mai toccato terra non l'ho sentito bene, 10 minuti potevano continuare tranquillamente. Sì, finché sta al massimo sulla sponda che unisce la parete e il terreno lì, ancora ogni tanto lascia giocare, però appena tocca il green o comunque la parte piatta, la parte orizzontale, ecco, della terra piatta palesemente, riesce. L'abbiamo detto che i giovani non devono lasciarsi influenzare da noi, lo ripetiamo, già l'avevamo detto qualche live in quale occasione, però già l'avevamo detto. Sì. No, non siamo dei grandi esempi. Attenzione, perché qui è stato è stato lanciato via un portiere rosso. C'è qualcuno che è andato a spingere via Matthew dalla porta, credo. Non so chi è stato, ma Matthew era pronto a pararla e un giocatore dorato. Napo è andato dritto sull'uomo. Particolarmente furbo nello spinto andare via Matthew, anche questo fa parte ancora del gioco. Bravo Aloy. Mamma mia. È tremendo questo inizio per i Fulcrum, eh? Sembra che abbiano cambiato completamente faccia i... gli Force Gut One. Napo. Ancora lì. Napo. Non aveva neanche più il boost, ci arriva proprio con la forza della disperazione. Oh mamma, Alberto se la sta per mettere in porta. Ancora Bucci. Sono tutti lì. Miche, Aloy vola. Poi al pallone ci pensa di nuovo Miche. Matthew! C'è Napo sulla linea. Ad uscire tempestivamente. Aloy non arriva ad Alberto, infatti. Ed è 1-1 il pareggio da parte dei Fulcrum. Quindi si riparte in parità dopo il vantaggio degli Air Force Gatuan. Paratona. È arrivato come un fulmine, lo hai anticipato. Mamma mia. I due giocatori dorati che erano andati a contrastare la palla. Un po' tutti a vuoto. Bucci alla fine riesce a spazzare il pallone, ricorso da Miche. Buono? No, ancora lì Alberto trova la porta e poi è Bucci che non riesce a concretizzare. Aloy, mamma che diagonale per un pelo. Aloy, vabbè ragazzi, però c'è poco da fare, qua non c'era niente da fare. Palla dentro, tocco, tempismo perfetto, guarda proprio quando la palla sta arrivando. Incrocio, mamma mia, anche se ci fosse stato un portiere, grossi dubbi. No,
Perché la quindi... posizione è buona. Ancora Loi! È proprio la posizione per il volo. E sulla parete, cioè diciamo per il volo alla Loi. Sì, ma avete visto il cucchiaio che ha fatto? Con le ruote. L'ha fatto con le ruote, si è messo, diciamo, cappottato, ha toccato la palla con le ruote, proprio con i pneumatici. Delicatissimo. Per il gol del 3-1 a 2 minuti dal termine. Pardon, 3 minuti. Si è abbassato. Però sul rimbalzo. Ai, mamma che. Un minuto tremendo per i. Per gli Air Force Got One. Tremendo, in un minuto hanno preso 3 gol e ora si sono sotto 4-1. Ora lo in anticipo, no? Mamma mia, arriva l'occasione di dare colpe agli Air Force Got One, semplicemente ha iniziato a giocare a loro, almeno in questo round. Cedi, per carità, anche lì ha fatto il suo. Sì, diciamo che ha preso il comando delle operazioni, se vogliamo definirla così. Miche arriva un po' scarico, ma tocca! La tolta metti praticamente dalla porta, incredibile. Aloy ancora il tocco! Hai sospensione H24, cioè hai il jetpack sotto la macchina. Ma no, è bravo a prendersi sempre il boost, se ci fai caso, sì, sempre il boost al 100%. Ma lo gestisce stile Fab quando è in volo, perché altro che Erso. Oh, l'ha anche parata. Ancora. Oh, buono questo Napo, si abbassa? Napo si abbassa, ma arriva Loi ancora. Lo si abbassava, ma poi Loi. Wow. Ogni stava sotto l'altra porta, ricordiamo. È vero, si l'aveva appena tolta. Mica salva. 1.43. Oh, scavalcato Matthew? Sì. Bucci scavalcato, ma lo scavalcato Miche, ultimo uomo appostato a protezione della sua porta, la guardiano. Ancora pallone giocato, va dall'altro lato. Bucci, poi Alberto contrastato da Miche. Spazza una Puritan, pallone che tocca al muro, Alberto va ancora su questo pallone, Aloy lo mette quasi involontariamente in mezzo, si va a rischiare il secondo gol, Matthew, un minuto rimasto, Matthew ha fatto una grandissima giocata. Eh sì, sfortunato nel rimpallo che stava andando verso la sua porta, bravo Aloy, ancora una volta comunque a leggere, Alberto. Aloy! Ma che posizione stava angolando? Splendida conclusione di Aloy, salvata sulla linea di porta, credo ci fosse Alberto. Alberto che ora va via, prova ad allungarsi la palla, ma è in anticipo Miche che tocca in direzione di Aloy, 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 Aloy! Mamma mia! Non trova lo specchio alla fine, ma che giocata ancora, il rimpallo. Miche può provare partenza una pulita, anche la tocca morbida, vuoto Miche. Pallone che però rimane lì, ultimi secondi. Per la vittoria dei Fulcrum, che quindi portano a casa gara 2, finisce 4-1. E pareggiano la serie 1-1, 10 tiri di Aloy. Aloy da solo ha tirato il doppio di tutta l'altra avversaria. E ne ha parate anche due. E anche il miglior difensore della squadra. Segnati tutti lui. Insomma, man of the match sicuramente. È complicata anche da leggerla per gli Air Force, perché in questa partita decisamente più spenti, a parte il guizzo proprio iniziale di una pulita di eliminare il portiere dopo il tiro, non si è vista né questa fantasia, tra l'altro, ci sono tutti, avevo visto un flash, e quindi sono tutti già iniziato, quindi questo terzo round, questa terza pallina. Come il biliardino. Esatto.
ogni partita ritolgono la palla per giocare. Intanto è arrivato il fan club di Aloy, oh mamma mia, salutiamoli allora. Ma mi sto salutando il fan club, saluto anche a proposito del biliardino la San Carlo che aveva i pacchetti di patatine che potevi mettere dietro la porta per evitare che le palline, però erano cose fidate. Io le prendevo direttamente con le mani quando entravano. Oppure chi è che non si, chi è che non aveva il cugino? Alberto 1-0, comincia bene quindi gara 3. Chi è che non aveva le chiavi? No, chi è che non aveva il cugino malefico che ti diceva metti la mano qua che non ti faccio niente, ecco. Dopo guarda qua com'è caldo. Oh, ma l'hai visto, qua è caldissimo. Che cattivoni. Attenzione, provano subito la controoffensiva ai Fulcrum. E quindi dicevo, Raffaele parte subito bene dopo il primo minuto, gara 3 per gli Air Force Gat One. Ah, manca Bucci, un'ottima incornata. E il problema è che anche il precedente round era partito in questo modo, con una situazione randomica in realtà, con la quale erano arrivati al tiro come in questo frangente. E vediamo se non si disuniscono, perché prima sì, bravo Aloy, però occhio pallone abbiamo visto più parate, più posizionamenti corretti da parte di una Puritan nella finale A rispetto a questa gran finale, quindi è parabile, alcuni sono parabili finché non arrivano sotto il set i tiri di Aloy. Almeno ancora il pallone, pallone davanti con Alberto e Bucci che se lo vanno a contendere, botto nell'area difensiva dei Fulcrum, poi il pallone ancora difeso da Bucci, grandissimo difensore, forse nella squadra diciamo è l'anello monco a livello realizzativo. Sì, è il giocatore di sfondamento, anche il torneo natalizio, è molto fisico, ecco, come giocatore. Aloy ancora su questo pallone, Napo riesce a disimpegnare, va a ripartire, Aloy in cielo va a fermare l'autolancio di Napo. Allora Miche va a prendere questo pallone, lo gioca Alberto, non eccezionale, si fiondano addosso quasi tutti i ragazzi dei Fulcrum. Alberto rimedia, pallone dentro, stava arrivando in gran carriera credo proprio una Puritan, infatti sì, era rimasto ora Alberto come ultimo uomo. Aloy, Alberto lunghissimo quasi in direzione direttamente della porta dei Fulcrum, poi il pallone lanciato lungo da parte di Miche in lotta con Alberto, no. Aloy, Napo la salva. Poi ancora Miche, la rimette dentro, in tre, poi ancora Miche, attenzione, fase convulsa con Aloy che parte, minacciosissimo. Ancora pallone che danza, Matthew, lo scaraventa in avanti per Aloy! Oh, mamma che miracolo di Napo! E poi incredibilmente Miche arriva di gran carriera ma non c'entra lo specchio. Napo fa un miracolo. Attenzione alla ripartenza di Bucci e infatti qua fa valere diciamo questo fattore sfondamento. Alberto 2 contro 1 non riesce. Bucci allontana. Matthew mette dentro Alberto, resta lì e Aloy non si fa pregare due volte, non poteva che essere una palla più invitante di così. 1-1, 1-15 al termine, il pareggio di Aloy non facile, perché si sono difesi discretamente bene in questi 4 minuti essenzialmente da quando avevano fatto il primo gol gli Air Force. Occhio Aloy, poi che buono. Appena fuori. Fuori, ma ora sta salendo il pressing dei Fulcrum. No, Napo non riesce a metterlo in mezzo, potrebbe essere una buona occasione per questo. Bucci a contrasto, Miche. Ancora un contrasto con Miche e Matthew. Alberto arriva ad anticipare, poi ancora Aloy. Poi ancora Bucci e ancora Miche. No, Bucci che rischio! Mannaggia.
l'autogol di Bucci. Capitano anche queste palle, ecco, quando ti trovi, quando sei soprattutto hai un avversario che può essere ovunque, magari ci provi a togliere la palla, dici ok, la rispondo. Attenzione! Incredibile! Incredibile! Beh, devo ammettere qua la fortuna. Ah, ecco come fa ad arrivare prima noi. Questo è un colpo di scena. Dicevo, devo ammettere che qua la fortuna ci ha visto da entrambi i lati. Prima l'autogol di Bucci, sfortunatissimo, adesso questo rimpallo dritto in porta. 2-2, 33 secondi. Occasione. Ancora Bucci. Niente. Livello realizzativo, devo ammettere che... No, è andato... Oh, mamma adesso. Mia. Occhio Alberto. Deve andare a contrasto con Aloy. Contrasto che praticamente è la distruzione di entrambe le vetture. Questo è un po' come disse Nereo Rocco: falciate qualunque cosa che non sia erba. Oh, un rimpallo. Erano in due. Occhio ancora Aloy. Mamma, che rischio all'ultimo istante. E quindi sì, comunque è ancora 1-1 per il conteggio dei round. Quindi sì, c'è ancora un'occasione per vincere un altro round per gli Air Force. Alberto Aloy. Ciao Bucci. Bene, preparato, appostato sulla linea. Attenzione al pallone che rimane lì. Lo mette sulla traversa Aloy. Poi ancora Alberto che riesce a mettere il pallone sulla linea. Aloy ancora. Riesce a disimpegnare. Poi il pallone che torna dietro. Stava arrivando una pulita, poi ci prova Bucci. Una pulita è stato spinto proprio alla fine quando doveva impattare il pallone. Miche! Oh, e Aloy! 3-2 ed è 2-1. E quindi dalla prossima partita i Fulcrum avranno in mano il match point per il 3-1, che significherebbe titolo, mentre gli Air Force Got One avrebbero bisogno di almeno due vittorie consecutive per andare sul 3-2 e andare poi a giocarsi una seconda serie. Non me ne voglia Bucci, però purtroppo è stato lui l'anello debole, diciamo, almeno per questo round degli Air Force, perché ha avuto tante occasioni, si è sprecato troppo per segnare l'eventuale 3-2, prima negli ultimi 20 secondi e poi anche adesso nell'overtime ha avuto un'occasione, e poi in porta purtroppo è stato sfortunato con quell'autogol, se no poteva essere ancora... No, ho sbagliato. Non mi ero messo spettatore, perdonatemi, ho fatto un disastro, ho abbandonato per paura. Allora, spero di aver bloccato tutto, che siano entrati tutti. Sì. Okay. Tanto dentro una pulita di nuovo! Dopo 7 secondi segna l'1-0, grande anticipo, pallone che a fil di palo lo rincorre Matthew, che però non riesce ad arrivare. Ed è 1-0, situazione assolutamente, diciamo, speculare a gara 3. Sì, agli ultimi due round poi sono sempre andati in vantaggio, sia nel precedente round che anche in quello prima, quando Napoli è andato a sfondare nei confronti del portiere, dopo il tiro. E allora vediamo se c'è la pronta reazione da parte dei Fulcrum. Aloy dentro, pallone che danza sulla linea, poi Matthew. Ma la palla finisce alta e allora una Pulitan. Pallone di Aloy, stavolta viene anticipato da Bucci che fa buona guardia. Contrastato. Alberto alza il pallone verso lo specchio. Ci arriva per un soffio, ma non riesce a trovare lo specchio di pochissimo. Alberto era già tornato in difesa, ma le energie erano discretamente esaurite. Allora il disimpegno ci pensa Bucci. Alberto va adesso, prova a saltare la linea difensiva dei Fulcrum. Grande mischia a centrocampo, pallone che va da tutt'altra parte.
Attenzione! No, incredibile, l'ha parata una Puritan. L'ha parata una Puritan. Bucci era arrivato di prima intenzione. Incrocio dei pali, incredibile. Dicevo, Bucci era arrivato di prima intenzione. Per una volta che riesce a cogliere lo specchio, una Puritan saltando gli toglie il pallone dalla traiettoria vincente. Incredibile. Tanto Aloy. Attenzione ancora Aloy, la rimessa sbagliata. Alla fine non riesce a trovare lo specchio, il salvataggio miracoloso. Ancora anticipato l'ultimo da Alberto, Aloy ultimo uomo, anzi ultima macchina. Pallone dentro, salvato ancora all'ultimo. Alberto prova ad andare, Alberto con la... Mamma, Aloy ancora salva, anche se il pallone non era esattamente indirizzato verso lo specchio. Aloy è già dall'altro lato e Miche nel visino riesce a segnare il gol del pareggio. È 1-1 proprio a metà di questa gara 4, 2 minuti 23 secondi al termine. Miche fa 1-1, grande palla in mezzo di Aloy, sì. Nella mischia sbuca Miche. Oh, qui va a vuoto Bucci. Stavolta però impatta dopo il tocco da parte di Alberto, almeno per un po' la palla si sposta nella metà campo del rosso, anzi cioè tornando in quella dorata, stanno soffrendo tanto. Aloy, attenzione! I Fulcrum. Sì. Spingono forte i Fulcrum che vogliono chiuderla qui, non vogliono prendersi ulteriori rischi. Esce Bucci, palla sul cofano in disimpegno. Poi in due, poi Aloy, traversa linea, incrocio dei pali. Non particolarmente fortunato Aloy in questo frangente. Ancora Aloy si alza in cielo, è praticamente un fermo immagine, contrasto al volo credo da parte di Bucci che sbroglia capre cavoli. Napo, credo, pardon. Che si sia inserito anche Miche in quel volo, tant'è che il tiro era stato accreditato a Miche. Allora pallone che ancora rimane al centro, ci arriva Matthew contrastato da Alberto che però non riesce a prendere il pallone. Ancora Aloy, pallone che si abbassa, traversa. È incredibile come riesca a trovare costantemente lo specchio. Sì. Cioè è sempre un pericolo, non ti puoi mai fidare o rilassare. Dici ok, adesso la guardo la palla perché tanto non ha preso lo specchio. Sì, ma infatti tiene sempre intenzione. Sì, è una naturalezza. E l'attenzione che dicevamo prima ha portato a quell'errore, quell'autogol che abbiamo visto di Pucci, perché sai sempre che potrebbe arrivare il tiro, quindi... Non hai un attimo per posizionarti un po' meglio. Napo con la coda in volo cerca di indirizzare verso la porta. 30 secondi, 1-1, gara 4, con i Fulcron che conducono. Oh no, finalmente Bucci segna un gol che potrebbe essere decisivo. Se prima la palla gliel'aveva tolta Napo, stavolta segna e va 2-1, porta avanti 2-1 gli Air Force Got One. 22 secondi e... oh mamma mia Alberto, salvataggio incredibile. Gli ultimi 15 secondi per andare eventualmente alla gara 5. Ancora Bucci, poi Aloy, Pazza la mette in alto. Arriva più alto di tutti Alberto. Poi un secondo, attenzione, e finisce qui. Stavano per rischiare grossissimo con un pareggio all'ultimo istante gli Air Force Got One. E allora 2-2, si va alla quinta e decisiva gara. E ricordiamo appunto che gli Air Force Got One, vincendo questa gara, dovrebbero poi vincere, o hanno vinto una serie, ma dovrebbero vincere un'altra serie, perché come sappiamo nelle regole di questo torneo la sintesi della regola è: per essere fuori dal torneo devi perdere due partite e
eventualmente una vittoria degli Air Force Gatuan in questa serie sarebbe solamente la prima sconfitta dei Fulcrum, che quindi dovrebbero perdere una seconda partita. Si andrebbe quindi a una bella, se vogliamo chiamarla così. Tanto sì, in precedenza avevo abbandonato perché mi mettevo sempre in modalità giocatore, quindi adesso vediamo se mi fa mettere spettatore, credo, spero di sì. No, mi mette come giocatore, quindi meglio se abbandono. Meglio non rischiare. No, non mi fa entrare proprio come spettatore, non... Se ho sbagliato una volta mi lasciati per sempre. Esatto, perché sai la serie. Ah, giusto, allora abbandono proprio il gruppo e tolgo ogni pensiero al giocatore. Attenzione a lui, subito! 7 secondi! Devo ammettere che sono 4 partite di fila che nei primi 10 secondi pronti via una delle due squadre segna. Aloy quindi subito l'1-0 per portare avanti i Fulcrum in gara 5. E allora vediamo se ci sarà la reazione. E no, 5, sono 2-2. Non sono 2-1? No, no, 2-2. Ah, 2-2, pardon. Sì, sì. Ah, no, era la partita che mi pare fosse finita 2-1. Yeah. Esatto. Ah, okay. Provano ancora Aloy che arriva, pallone che danza davanti alla porta. Non sta arrivando nessuno, pericolosissima questa situazione con Bucci di Alberto che provano a sbrogliare la matassa. Poi Napo da ultimo uomo con veemenza a calciare il pallone fuori. Alberto ancora la caccia del pallone, alla fine ci arriva Bucci, il disimpegno è solo parziale perché Aloy ci arriva di nuovo e si mette di nuovo in proprio, battimuro, palla al centro della porta, deve solamente essere accompagnata in rete e questo fa Aloy che si mette in proprio e con due gol regala il 2-0 ai Fulcrum dopo 57 secondi, a 50 secondi di distanza dal gol precedente. Segna la seconda marcatura e Matthew mette anche lui la firma. 3-0, un inizio devastante per gli Air Force Get One. È complicato quando iniziano così, al solito già sappiamo della naturalezza nel trovare la palla e in particolar modo lo specchio della porta. Quando prendono il largo dopo un solo minuto con un 3-0 è complicato adesso proseguire. Potrebbe essere un brutto colpo per le speranze degli Air Force Get One. 3 minuti 35 secondi al termine, ma già un parziale netto di 3-0. Sono partiti indemoniati i Fulcrum nell'avvio di gara 5, nel momento in cui è contato il momento decisivo. Insomma, sono stati micidiali. È un po' quando, insomma, vedi quel giocatore numero uno del mondo è da 3 mesi che gioca male, poi arriva il torneo importante, vince, gioca male, vince, in un modo o nell'altro il momento decisivo c'è sempre. Meno di 3 minuti al termine, 2:50, Napo al contrasto, palo, ancora palo! Non fortunatissimo, bisogna ammetterlo. Bucci al contrasto, pallone che si impenna, Miche prova ad arrivarci in rotazione. La prende con la fiancata, poi quasi palo esterno, se vogliamo chiamarlo così. Alberto prova a ripartire nei confronti di Miche, ne approfitta Bucci. Aloy però fa buona guardia da ultimo uomo. Ancora Alberto. Toccare verso Bucci, riparte Aloy. Saltato Alberto, Bucci provvidenziale. Pallone che rimane ancora lì con Bucci. Alberto non arriva, poi arriva una pulita da rimorchio. Da dietro il pallone che danza. Incredibile, alla fine una pulita. Riesce a spingerla in porta per il gol del 3-1 quando mancano 1 minuto e 58 secondi al termine della partita, poco meno di 2 minuti. Serve un bel miracolo,
servirebbe comunque un altro errore, perché qui Matthew non si è esibito, ottima difesa, almeno nell'ultimo tocco, ecco. Aloy ancora ultimo uomo, una Pulitan prova a scavalcarlo, pallone che rimane lì. È arrivato tardi Bucci. Un minuto e mezzo, provano a ributtarsi in avanti con Matthew che rientra, ma Aloy anticipa tutti, mamma mia. Una Pulitan, lancio in avanti, ancora una Pulitan con Aloy che fa l'ultimo uomo, Aloy era esattamente nel punto in cui stava arrivando il pallone, conclusione alta da parte credo di Bucci, poi Alberto, ancora Bucci, Matthew, Alberto all'ultimo, un minuto al termine e servirebbe un gol in tempi brevi che stava per arrivare, poi non ce la fa una Pulitan, 50 secondi, sempre 3-1 per gli Team Fulcrum. Bucci a contrasto, recupera questo pallone senza turbo, Bucci che infatti non riesce ad arrivare, viene scavalcato da Alberto che prende il suo posto, fermato da Miche. Attenzione ad Aloy, una Pulitan sulla linea, poi ancora Bucci, Aloy, mamma mia, un tappeto volante. Bucci ci riprova, 9 secondi, Alberto, il diagonale che non va, poteva essere il gol del 3-2, no, altro diagonale troppo aperto, finisce così, Team Fulcrum vince 3-2 la serie e vince il torneo, nulla da fare per Air Force Got One, ci hanno provato in tutti i modi. Ma non è stato abbastanza, se la sono giocata molto meglio della finale che abbiamo visto in apertura di serata, la finale del tabellone principale, ma non è bastato. Assolutamente a mani basse, ecco, Aloy è stato quel più, soprattutto che non ci aspettavo, non credo non si aspettasse nessuno un livello così alto, quindi davvero complimenti a loro. Ci ha raggiunto anche Mark, che ci ha proprio giocato anche con Aloy, quindi anche per le parole conclusive sul torneo insieme ad Ernesto. Eccomi qua ragazzi, buonasera a tutti e beh, che dire, dai, è stato anche questo un bel torneo dopo il precedente appunto di fine anno e che dire, partite combattute, abbiamo provato questa formula della doppia eliminazione, tutto sommato ecco in 3 giorni siamo riusciti diciamo a organizzare tutte le partite con qualche piccolo problemino di orari, ma più o meno dai, credo che sia andato bene, i ragazzi si sono divertiti, un livello diciamo completo, ecco, c'erano ragazzi magari un po' più in difficoltà o ragazzi che giocano poco a Rocket, fino ad arrivare a un livello diciamo molto alto, ecco, quello di Aloy, come dicevi te Raffaele, un livello ecco quasi direi quasi da competitive, se no addirittura proprio da competitive, perché sono livelli molto alti quelli. Comunque dai, è stata una bella finale lo stesso, dai, si sono battuti fino alla fine gli Air Force. Beh, direi, è stata una... se la sono giocata, l'avevamo detto all'inizio di serata, era una sfida a due, perché Aloy sembrava proprio un giocatore totalmente a suo agio, ma proprio totalmente. Sì, no, ma si vede chiaramente che ha, diciamo, trascinato la squadra, complimenti comunque anche a Miche e Matthew, che hanno fatto diversi gol anche nella partita che hanno giocato contro di noi, se non mi ricordo male Matthew ha fatto 4 gol, quindi insomma, ecco, passivi fino a un certo punto, perché chiaramente, insomma, la palla va buttata dentro, quindi oltre a saper saltare bisogna anche segnare e giocare di squadra, perché chiaramente e poi al minimo errore poi paghi e lo paghi subito, ecco. E niente, visto che sono qua vorrei fare un saluto anche ai miei compagni, a Long e a Crive, e insomma, state delle belle partite stasera contro
appunto insomma, il figlio di Alex Pilotino, Luigi, poi Advan Seppel, Paolo, una bellissima partita molto combattuta, e poi col team di Napoli, Alberto e Bucci, che abbiamo provato a vendicarci dopo la sconfitta del precedente torneo, ma questa volta è andata un po' meglio, ma non ce l'abbiamo fatta comunque. Intanto devo ringraziare Fuxia da Carlo Vanzini, perché c'è un ride in corso sul nostro canale. Ah, grazie. E quindi ride, come farebbe la pubblicità. Buonasera. Allora. Buonasera, grazie mille. Beh, ecco, per quanto riguarda proprio questo torneo che si è appena concluso, è stato soddisfacente Alex Pilotino, il figliolo, quindi Luigi, ma anche per i nuovi nomi che abbiamo visto per i team, i nuovi personaggi, ecco, che si è avuto modo di scoprire, anche non del forum, che non siamo abituati, come insomma ragazzi del Nation con i Fulcrum. Sì, sì, sono stati, ecco, diversi ragazzi nuovi, ragazzi magari anche amici, no, di piloti che abbiamo visto su Formula 1, anche piloti che non hanno, magari hanno corso nelle scorse stagioni, che abbiamo ritrovato, ragazzi che correvano su Project, ragazzi che hanno corso i primi tornei di Project, quindi insomma è stato bello, ecco, vedere tutte queste realtà riunite in un torneo, diciamo, di un gioco così, insomma, ecco, diverso dal solito, anche se ci sono comunque delle macchine, ma insomma niente a che vedere con Formula 1, chiaramente, con tutto quello che organizziamo. E niente, io a questo punto, se avete qualche... Sì. Qualcuno, senza fare nomi, Lorenzo, proponeva dalla chat un campionato su Rocket, che è una droga. Ma allora, vediamo per maggio, perché campionato io intendo qualcosa di grosso, campionato è quello che dice, finale, Andy Team, se si iscrive... Se si iscrive Andre, gli facciamo fare la finale il 5 maggio. No, si deve iscrivere, Tanto non ci starà sentendo, quindi no. Nessuno gli farà vedere questo pezzo di live. Ok, vedremo per il campionato, vediamo un po', dai, il torneo, sai, è un torneo, dura 2-3 giorni, è semplice da organizzare più o meno, nonostante che comunque c'è un discreto lavoro dietro, anche se non sembra, ma c'è comunque un discreto lavoro, Ernesto con le grafiche, poi le dirette, Alessandro, Luca, Raffaele, tutti coloro che ci hanno aiutato, quindi insomma c'è un discreto, ecco, lavoro, però ecco, un campionato potrebbe stare. La cosa difficile è stata far combaciare tutti gli orari di tutti. No, ma anche basandoci anche sulle disponibilità dei ragazzi, alcuni potevano magari giocare dopo le 10, alcuni prima delle 10, alcuni dopo le 11, insomma. Comunque, dai, anche grazie probabilmente al periodo, siamo riusciti, ecco, nel periodo natalizio, nelle vacanze, anche per Epifania, a trovare un po' più di disponibilità. Vediamo se si potrà magari riproporre, allora, per Pasqua. Facciamo una promessa ai ragazzi: se ci rimettono tutti in zona rossa, ecco. Madonna, no. Toccatevi tutti rigorosamente i gioielli. Perché li ho sentito parlare, quindi se ci rimettono tutti in zona rossa, scaricate Rocket League, che è gratis, non ci pagano per dirlo. Vediamo di organizzare qualcosa. Sì, ma per divertimento, dai, giusto. Ma anche se alla fine, anche senza saper volare nei muri, salire in cima sul tetto, va bene lo stesso, anche colpire la palla, ecco. Diciamo che allora facciamo 10 gol in meno ogni partita. Partiamo dalle cose semplici, ecco. Ho una sanità mentale da preservare, grazie. Se ha giocato Andrea al torneo di Rocket, Luca può giocare anche te. Vabbè, a maggio vediamo, ma vedremo. Vabbè, direi che ci siamo. Assolutamente, sì, direi di ricordare gli appuntamenti della prossima settimana, perché insomma, finora abbiamo scherzato, la prossima settimana si torna a fare sul serio su Formula 1 2020 con i campionati ufficiali, si torna in pista con la settimana che ospiterà il Gran Premio di Francia, ovviamente le date, la disposizione, la suddivisione dei campionati nel corso della settimana è sempre la stessa, ovvero il lunedì con la Sport League, al commento Alessandro Verni e... Alessandro Lassati, perdonatemi, Ricciardone,
Leggevo proprio di Alessandro Verdi dalla chat che invece ringraziava la poca fiducia di Paolo nel pronostico, però insomma i punti canali non guardano in faccia a nessuno, c'è da guadagnare, tanti vogliono guadagnare, quindi è andata così. E quindi lunedì avremo la Sport League, il martedì la Pro League con il commento di Andrea Lugagnani, l'appuntamento del giovedì con lo studio pre-gara verso le 9:05 con me e il buon Luca Flaminio, e poi insieme a Luca Flaminio il commento della gara insieme ad Enrico Masserini, e poi il gran finale, magari anche quello, un gran finale, la finale, stavo cercando un collegamento del torneo di Rocket, però è decisamente la finale con la Prime League, e la sfida anche lì davvero molto molto promettente per quanto riguarda la corsa al titolo con 4-5 piloti coinvolti, davvero vibrante questa stagione per i vari campionati. Tra l'altro in questi giorni sono anche usciti i risultati ufficiali del Gran Premio del Canada, sono usciti per Sport Pro League, quindi vi rimando al canale Telegram perché ci sono i link diretti ai risultati, così li raggiungete prima, però i vari social, Facebook, Instagram, Twitter, sia un po' ovunque, e quindi potete vivere da vicino ogni metro di questa seconda parte della stagione in questo 2021. Luca? E niente, quindi a questo punto hai già raccontato tutto quanto tu, siamo in conclusione, gli appuntamenti li abbiamo ricordati, ovviamente grazie alla regia di Alessandro Pietacatella. Grazie a voi. Grazie a Ernesto Coppola. Grazie a voi e ci rivediamo forse per Pasqua. Grazie ovviamente a Raffaele. A voi, ciao. Grazie a Marco. Grazie a tutti, buonanotte. E quindi vi do ufficialmente la buonanotte, avete un weekend per riposarvi e dopodiché ripartiamo con i campionati, facciamo le cose fatte per bene. Da lunedì si ricomincia la Sport League, la settimana, come ha detto Raffaele, del Gran Premio di Francia. Ci vediamo sempre qua su Twitch. Appuntamento da lunedì, si ricomincia con i campionati. Buonanotte, grazie per averci seguito, ciao! Ciao! Ciao!